Sconfitta interna e destino nell'anonimato, addio ai residui sogni di gloria, ma quante polemiche per l'episodio che ha segnato la gara, vibranti le proteste biancorosse all'indirizzo di Panettella di Bari con i vastesi che non mandano giù più di una decisione del fischietto. Passa il Romagna Centro per 2-1 scavalcando in classifica Fiore e compagni, autori di un primo tempo senza sangue, meglio nella ripresa, ma la sensazione è che la squadra vada avanti ormai rassegnata a sopravvivere il futuro. Primo tempo senza Prisco, di lottato in panchina, riferimento offensivo e Galizia con Fiore e Felici. Tanta confusione per i locali che spesso subiscono l'iniziativa romagnola. Quinto minuto, già pericolosi gli ospiti con uno bello scambio. Ferri Busaga, i migliori tra gli ospiti, che la difesa biancorossa disimpegna. Dodicesimo, ecco il vantaggio. Pasticciaccio nelle retrovie aragonesi su un pallone dalla destra. Ecco Busaglia che con un pallonetto preciso realizza il gol del vantaggio. Vastese che fa fatica, a tratti anche irritante per la pochezza messa in campo. Le uniche occasioni pensate arrivano dagli errori altrui, come il rimpallo su Galizia del portiere biancoceleste che per poco non termina in rete, oppure il regalone concesso al 23esimo con Brunetti che incespica e Galizia che non ne approfitta. Primo tempo tutto qui, deludente, al di sotto di ogni aspettativa. Nella ripresa si colora finalmente la curva d'Avalos con i tifosi che scioperano per 45 minuti in segno di protesta per i periodi bui della squadra. Prisco rileva Cosenza con Felici che arretra a centrocampo. Tutta un'altra musica e una Vastese diversa che va all'attacco. Secondo Di Pietro da fuori alto, 17esimo Prisco non impatta di testa sul traversone, 19esimo Galizia telefonato, 21esimo ecco il rigore a favore con Fiore letteralmente falciato in aria da Brunetti che si becca però solo il giallo. Galizia pareggia i conti 1-1 e si assapora anche la vittoria. La Vastese produce il massimo sforzo, Fiore va vicino al gol con un tracciante insidioso, poi al 38esimo c'è la traversa che dice no a Prisco. Eppure un minuto dopo ecco l'episodio chiave, De Lì a distanza ravvicinata intercetta una punizione di Manzo e fine in contropiede in area, subisce l'intervento di Campanella per l'arbitro in rigore. L'Aragona insorge per i due episodi ma Ferri mette dentro e condanna la Vastese a un futuro insipido. 1-2, addio a tutti i bei sogni. Ragazzi, che devo dire di più? Vale, mi sono stufato dall'inizio della stagione, sono arbitri incompetenti, io non ho mai detto male agli arbitri, però vedere una cosa del genere, anche mio figlio a 10 anni sa la regola che l'uomo sulla palla non ci può stare, ha fatto proseguire, rigore inesistente, abbiamo perso la partita ragazzi, questo è il concetto di una partita che poteva finire anche il pareggio, che era giusto così, però mai lamentare, in vita mia adesso comincio a lamentare perché è uno schifo, commissari di campo vengono qua a portare certi arbitri, ma che vengono a fare? Non portare l'estero di nessuno, che è meglio, diciamo 11 contro 11 senza arbitro, forse la partita scorre più velocemente è meglio. Non è solo un episodio che contestate, tra le altre cose episodio chiave, sono anche altri. Ma guarda, io non mi ho detto male agli arbitri, sono 2 anni che fu un anno e mezzo faccio presidente, possono sbagliare, l'ho detto sui giornali, soltanto l'evidenza, non riesco a mantenerlo, perché punizione a noi, una palla a 1 metro, un giocatore in meno, fa proseguire la palla all'arbitro, vuol dire che è proprio incompetente, cioè non può fare neanche l'arbitro, punto ragazzi, io così la penso. Però nel contesto anche sbagliato, come le ammunizioni, perdere di tempo, non è una cosa proprio scandalosa, mi vergogno, vale, mi vergogno a dirlo, ma purtroppo oggi non è così, abbiamo perso un'altra partita, sono arrabbiato anche con i miei giocatori, non soltanto con l'altro, perché una squadra del genere, con Romagna Centro, c'è una squadra di ragazzini, non si può giocare così, primo tempo inesistente, secondo tempo siamo entrati e abbiamo fatto una reazione, però non posso andare io dentro le spiatoie e incitare questi ragazzi, veramente siamo tornati al paradosso qua.